Buonasera. Buonasera. Buon lunedì. Era a farmi un caffettino. Perché mi si stava abbassando la palpebra. Come state? Bambini miei. Mi raccomando, a lei dei due che giorno 5 fra esame non potrò... Amico mio. Calma. Grazie Eli Roma. Allora, stavo sistemando la chat box per farla nuovamente esprimere. Ciao Bergamellona in colore di sfondo. No, il colore di sfondo non è quello. Colore del testo, eccolo qui. Oh, salva le impostazioni. Ce l'abbiamo, perché ho cambiato per la... Oh, ora vi si rivede, vi si rivede, vi si rivede. Se scrivete, vi si rivede. Alewick 03 drop già scritto. Ciao Luman, grazie il 26. Sto attraversando un momento di sbandamento con il... No, non ho un team, quindi sto attraversando il più classico e come dire, fisiologico dei momenti di down post ottime prestazioni. Spero di riprendermi per Lewick. Tra l'altro non ho più il team, capito? Quindi, cioè, Goldengo è venuto meno, ecco perché. Ragazzi, qualcuno sa come mai non vedo il Prime per il rinnovo? Boh, non lo so, ma Torfor arriverà magari, non ti preoccupare, ogni tanto lo fa. Fatto sta che oggi, ragazzi, ci proviamo Articuno con Lumi in polvere. Quello che ci siamo buildati insieme. Ma vabbè, c'è tempo. Seconda live giornaliera. Abbiamo fatto clamorosa live di Tekken con Mara. Io mi sto divertendo tantissimo. Vi invito il lunedì alle 14, ragazzi, a dare fiducia alla serie che stiamo facendo con il nostro Xeon, che è veramente un allenatore, oltre che un giocatore bravo, è un allenatore sublime. Grazie Zucchero, 30esimo. Non lo riporterai tutto in concugna. Stiamo lavorando insieme a Sprombattuto, ma probabilmente non penso porteremo Goldengo. Stiamo lavorando su tutt'altro. Ciao Solid Snake, un bacetto. Grazie a Mattorfo, hai visto che hai risolto. Grazie mille ragazzi, treno già partito. Livello 1, 83%. Siamo scesi a 1856. Bastato venerdì sera non streamare. Questa, ragazzi, è la maledizione di noi streamer. Non fai una live e si abbassa e vabbè. Amen. Venerdì stavo veramente male. E sono stato male un po' per il weekend, con una cervicale veramente pesante. Infatti ho perso anche la VCL, ho fatto cagare. Vabbè, facciamo perdere. Grazie Sharpido, sei un tesoro, per il regalino. Ho comprato Tekken giusto ieri, ora si comincia. Guardate, io vi consiglio di seguire, grazie anche a Claju, grazie ragazzi, di seguire la live anche nei ricaricamenti con, su Francesco Pardini Live o qua nei VOD su Twitch se siete abbonati, perché insegna le basi proprio, ma anche in maniera capibile. E la materia non è facile. Quindi onore a Mare. E poi, se volete appunto mangiare Tekken, noi lo raidiamo spesso. Insomma, Xeon underscore WS, ragazzi, merita assolutamente tutta l'attenzione del caso. Detto questo, no Manuel, devo optare per un team che sento mio e che mi piace, tipo quello che appunto magari è stato Dortmund. Io so che dopo Dortmund voi vi aspettate che io faccia almeno dei due, ma insomma Lewick sarà veramente un livello altissimo, difficilissimo. Non che Dortmund non lo fosse, perché poi Dortmund il livello era molto alto, più di Utrecht a mio modesto parere. Ma non è una gara a chi fa meglio dove, per l'amor del cielo, tutto rispetto a chi ha fatto benissimo ad Utrecht. Però comunque Lewick è Lewick, insomma, vedremo. Ciao, di che parliamo? Grazie mille. Comunque, no, sono contento, c'è un sacco di cose. Insomma, la programmazione settimanale l'avete vista. Oggi abbiamo fatto Mara Tekken, ora siamo a fare competitivo. Domani abbiamo video, vabbè, è uscito anche uno shorts, peraltro, oggi, divertentissimo, con l'ennesimo freeze di Bora. Nameless, grazie il 23, grazie mille ragazzi. Secondo te uno snooting con Glacier Articuno, col veloce Articuno, può funzionare? Troppi Ice, ne fai, perché poi ci diventa anche Ninetales. Troppi, decidi, o Glacier o Articuno. A Lewick chi ci sta di player extra web? Ma penso che venga Wolfie, viene poi Ruiz, vengono tanti americani. Lewick sarà una bagarre, io sono eccitatissimo, però vorrei anche essere attrezzatissimo, e quindi vediamo. Sì, ora ci siamo divertiti un sacco venerdì, abbiamo fatto la prima live con Axo della Sullink Hardcore, poi abbiamo perso, quindi venerdì ripartiremo su XY.
Ci siamo divertiti un sacco. Ciao Bresaolone. Insomma, la settimana scorsa è stata notevole, ma vedrete che questa lo sarà ancora di più, perché poi insomma sono tutte serie che si vanno man mano che vanno avanti a migliorare, da le nostre serie competitive alle 14 con Mara su Tekken il lunedì, mercoledì alle 17 appuntamento speciale, insomma abbiamo il coaching con Saidonia. Ci stiamo anche sentendo in questi giorni che è stato a New York per cercare di comunque vederlo migliorare, insomma, quindi sono molto contento, impegnativo ma molto contento. Ci saranno anche giapponesi tipo Zin che ha vinto il mondiale? Non lo so, Scry, spero di sì. Io, lo sapete, da questo punto di vista sono un Saiyan, più ci sono giocatori forti più sono contento e più godo. Quindi ho visto tanto affiatamento con Axo, si vede che c'è dell'amicizia, sì, assolutamente. Ci sentiamo anche off screen, per cose anche non Pokémon, gli voglio bene a quel ragazzo, assolutamente, è un ragazzo d'oro, nonostante cerchi in tutti i modi di sembrare un bad boy, non lo è, quindi assolutamente, assolutamente. Voi invece che mi dite, avete passato un buon fine settimana? Ah, viene Zin, allora si viene anche il campione del mondo, io non posso altro che gasarmi. Anche che gasarmi. Ci sarebbe anche una promozione Level Up, ma non mi è ancora arrivata la spedizione. Ne parliamo domani allora, ragazzi, perché abbiamo una nuova promo, un 15% di sconto, ma vi dico anche cosa esce. Quindi tenete tutti i vostri Level Uposi interessi per domani. Non proprio, mi sono stroncato una caviglia. Aia Tommy, molto male. Oggi sto da culo, ma ragazzi, fine settimana de merda, porca boia. Pardo, vogliamo vedere le poppe. Non vedo il nesso, però va bene. La faccio, ti mando un bacio. Vabbè. Due partite in due giorni, sono stanco capo, dice Ref. Minchia. Pardo, però Bright Power at 1, no, dai. Carico? Stai zitto. Ma in realtà secondo me ha senso, per le odds potrebbe anche avere senso, non lo so, proviamo. Oggi ho fatto il primo colloquio, così giusto per imparare a stare al mondo. Hai fatto bene, Clajumas. Colloqui e concorsi, tentateli. Anche impreparati, perché comunque, chiaro, se c'è un concorso buono si va a prepararlo, però. Hola, Baco! Congratulazione, Baco! Dovete sapere, ragazzi, che il nostro caro amico TFMR Baco, che te ha sganato un mid-season, una premier challenge, non mi acquerdo. Ho letto su Twitter, e leido in Twitter, che ha sganato un local contro Paul Ruiz in finale, e mi ha fatto morire perché ha mandato lo screen anche della squadra, c'aveva tutti i soprannomi, e Ogerpon a forza, una premier challenge, grandissimo, a forza di seguirsi, Ogerpon, questo in Sud America, ragazzi, lo ha chiamato Ogerpon, dato che Ago difesa, l'ha chiamato a godere, cioè, Ago difesa, no, cioè questa cosa, un lapsus, una cosa meravigliosa, abbiamo esportato lo a godere anche in Sud America, e quindi, cioè, è una timeline meravigliosa questa. Congratulazione, Baco, congratulazione, e norra buena, e Logerfon del canal, grandissimo, meraviglioso, siamo una community fantastica, con mille sfaccettature. Detto questo, signori miei, io, che dire, comincerei, voglio stasera giocare nel server Best of 3, voi sapete, per chi è abbonato al canale, nel nostro server c'è una ladder Best of 3. Peraltro sono indietro perché ho da farvi anche la finale di febbraio che abbiamo registrato e ve la vogliamo castare, ma non l'ho ancora fatto perché sono fatti vediamo se questa settimana riusciamo. Ci sarà anche a marzo, quindi giocate, mi raccomando ragazzi, il server dateci dentro. Per darvi il tempo anche di prepararvi l'anti-team, con tutte mosse infallibili che possono colpire lumi in polvere, a uno sotto mantenere. Io però voglio fare un match, due match su Battlesport, giusto uno per proprio scaldicchiarci e poi andare nella nostra ladderonza. Ciao Kim Krimboots, bellissimo, 22 come il numero di Bojan Krkić al Milan, porca vacca. Beh, cioè, 22 come il numero di Kakà, però vabbè. Va bene anche Bojan Krkić. Tanto fra Bojan Krkić e Kakà non è che ci siano state delle, come dire, differenze, no, sintomatiche. Va bene. Allora si parte ufficialmente. Datemi giusto un attimo che mi carico la squadra a nuolo e poi si parte. Squadra a nuoro,
cioè in Sardegna, che potrete anche andare a trovare poi sempre nel nostro server Discord per chi si abbona. Ciao occhiali, ciao Cacciolaz, ciao Silera, buonasera, buonasera, come state, come state? Noi ora si parte, ci giochiamo il team che abbiamo buildato settimana scorsa, quello con Articuno, con Lumi in polvere, va bene? Punto esclamativo Tarl, bravo Pic, c'è da parlare anche di quello, perché le iscrizioni stanno progredendo e io non vorrei che voi, come dire, ve le perdeste. Bom, allora, lotte competitive, qui si vede tutto, siamo anche 224, non siamo neanche messi proprio, come dire, male, siamo per carità messi niente di che, però. Mosca, grazie ragazzi, grazie del raid, benvenuti, benvenuti, stiamo per giocare un team da codice penale, un team con Articuno, Bright Powder, Lando Choice Band, quindi una roba assolutamente interessante. Ciao Mazu, che abbiamo buildato noi, e quindi si gode, si gode. Stasera Mazu abbiamo la sul server Discord, giusto? Lo sportello competitivo? Sì? Benissimo. Allora, pensavo l'ho trovato, poi voglio andare nel Discord, raga, quindi preparatevi, andate in coda, come si suol dire. Allora, King Gambit, Goji, Inciu, Flutter, non un matchup facile. Stasera c'è lo sportello con Ivan, mitico, grandissimo Ivan. Allora, io mi vorrei anche, ciao Mashed Potatoes, mi vorrei anche ok, aprire il rental, eccolo qua. Okidoji non è male, secondo me, qui potenzialmente. Non è male, sebbene. Molto bene, Mosca. Ho avuto un weekend importante dal punto di vista dei problemi fisici, ma ho una cervicale, ragazzi. Quanto è quotato Gucci in questa maniera? No, ora. E basta, ora. Ci allarghiamo. No, Hidoji Ide, io ce lo metto anche. Hidoji. Ho un po' paura di CU Flutter, che ovviamente mi immagino arrivino. Però vabbè, faccio una lead abbastanza classic, va bene? Qui a Articuno faccio fatica a portarlo, bimbi. Mi sono giocato Doggo Doggo Bao Bao, certo, certo, assolutamente, è chiaro. Ciao Jacopo, grazie al terzo. Ah, mancano le musiche. Musica! Di parte. Vi ricordo, fra poco si va su Discord, si va nella nostra Ladder League su Discord. Ok. Se ha Sunny Day davvero io perdo la testa, eh? Faccio per dirvelo. Ciao Babu, grazie dei 2 anni. Non è facile a giocare quella roba lì, eh. Non è per niente facile a giocare. Ciao Gobax, 12° mese di Gobax. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Risaliamo ai 1009. Arriva la Terra Ghost del nostro avversario. Ci ho fatto la mossa lotta, ci volevo fanno cough, però non me la sono sentita. Ho detto magari non Terra. Invece arriva Terra Fire, va bene. Gojin Fire con Sunny Day, ragazzi, pizza e birra. Si va già subito nel server, eh. Pronti? Pronti? Voglio una partita leale. Da vedere, eh. Madonna di Dio, che Dio vi abbia in gloria. Guarda, vado già a preparare il link del past, perché dovete veramente morire nel gioco, si intende, in maniera assolutamente amichevole. No, 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 ma questo, no ragazzi, no, ma questo, tu sapevi qualcosa che noi non sapevamo, amico mio, però, eh. No, no, questo, tu sapevi qualcosa che io ignoravo. No, vabbè, questa è metafisica, ragazzi.
Te l'avevo detto, Paddo. Te bata, ma la dimmi che non scherzi. Vabbè, facciamo una cosa. Forfettiamo. Andiamo a farne subito un'altra. Mi dite, questo non è competitivo proprio. Questo non serve assolutamente a niente. Mamma, vi ripeto, è giusto per scranchire, vedere che Pokémon siano veri. Poi andiamo a giocare nel server Discord nostro, Mamma mia, signore benedetto. Mamma mia, signore benedetto. Che badate bene, Gojing, suoni idee con Ciu. Può anche non essere una brutta idea, magari no. Però non te l'aspetti, capito? In besto, mamma mia, signore. Mamma mia. Grazie, Ax. Grazie dell'11. Oh, il prossimo mese si fa 12. E Sasaki, 13. Ha fatto 12 il mese scorso. Grazie mille, grazie mille. Ciao, Trinky. Ciao, Trinky. Ciao, Dringhidelli. Buonasera, Dringhidelli. Lei è un tesoro, Dringhidelli. Come sta? Come sta? Io, guardate, sto andando a fare nel nostro server IGN. Vado quasi quasi già anche a trovare. Mamma mia, signore. Mamma mia, signore. Mamma mia, signore. Ma ce ne rendiamo conto? Mamma mia. Allora, Subworld. Dove cazzo? PTC, no. Q. Oh, IGN. Ecco qui. / IGN. Il past l'abbiamo messo. Io vado già a cercare partita. E poi dopo, quando mi trova, ciao Fernalbo e Canez. Sì, Scry va bene. Allora, vi faccio questo, questo distinguo una volta per tutte. Una cosa che è inaspettata in lista chiusa, tu chiaramente cosa devi fare? Devi andare a fare delle prediction su quelle che possono essere le mosse degli avversari. Quindi ti vai ad appigliare alla statistica, al fatto che che roba c'è? Che siano delle io intanto mi metto a cercare, se trovo qualcuna stanza, ma aspetta due minutini. Poi, il fatto che magari sia stato giocato da un giocatore nel mondo, che sia anche andata bene, che non significa che tu ti possa aspettare a lista chiusa quell'opzione lì con la massima probabilità, ok? Infatti, cosa ho detto? Magari non è neanche male, capito? Però... Allora. Cielo benedetto. Allora, qui bisogna stare attenti in realtà, perché Aurora Veil, sì, occhio, può essere buona, però che sono lì da di Glimmora, fa Tailwind. Io infatti qui Quasar faccio ricordatemi, noi abbiamo Nube e Godo. Potrei farlo, però ciao qui Lavone. Grazie, qui Lavone, grazie mille. Io faccio 1, 2, 3 e 4. Il BattleBot si sta implorando di spostarti sulla LAD, beh, sì, ma infatti. Odio Garganap. No! Bello Garganap invece, perché? No, no. Io vi invito a venire a giocare nella queue, dove peraltro sto cercando già la partita. Non mollate, ragazzi, non mollate. Là è la ladder best of three. Era fisiologico che ovviamente dopo il primo mese di entusiasmo, più i primi mesi di entusiasmo mi sarebbe andato a scemare. Però, insomma, non nulla mollate, nulla mollate. Allora, lui cresce di velocità. Noi si potrebbe fa bello batti piedi choice band, madonna porco, però siamo un po' esagerato. Allora, invece probabilmente vi dirò la verità, è proprio quello che faremo, un bel batti piedi forza, no, potrebbe, non so sai, però tipo sta roba si può fare. Gisses, perché ho urlato, non lo so. Trentesimo mese, grande Acedom, settimo Ari, grande. Sì, V è quello che abbiamo buildato settimana scorsa. Terra Veleno, che a casa mia prende ancora la super efficacia dalla terra. Però, va bene. Ci ho fatto... Ecco, ci toglie la band. Questo è brutto, perché il danno non sarà sufficiente a fargli la kill con l'aggregato.
però vabbè. Leviamo anche i bodenziali avanzi. Anonimanto. Tu sì che sei un bastardo. Fantastico. Fantastico. Garga Clock è per scammare in per scammare chiaramente. Se te gli hai fatto quello, ora lui mi fa regover. Ciao Ginger. Grazie il digiodo Ginger. Lo sapevo e proteggevi, infatti in t'ho doppiato. Carino. Privazione. Però senza oggetto, a meno uno non mi killi, tegamino mio. Bello sto grit. No. È di burro. È di burro. Ragazzi, venite a farmi fare una partita in Best of 3. Cioè, sto cercando veramente. Il primo che si infila in Best of 3 gioca contro di me. Non mi sembra una cosa brutta. Magari sì, non so. Ditemelo voi. Nine Tales. Allora, avrei un ottimo spot per mettere Aurora Veil. Però è anche un ottimo spot per fare... Bora Orso Potere. Dottore, buonasera dottore. Cioè, anche questo è buono, capito? Anche questo è buono. Oh, solid. Ci siamo, eh? Mi devi giusto aspettare un attimino. Cortesemente, solid. Pensati frizzato. Solid chiama e giaggia per il no show. Sarebbe meraviglioso. Forza equina. È un buon danno perché crittiamo. Non ha rogue helmet. Agli avanzucci lui. Butta Tatsujiri, ti prego. Ti prego, butta Tatsujiri. Ti imploro, butta Tatsujiri. Eccolo. No. Allora, noi si fa il velo aurorico. E caschiamo nel trappolone, nel bait. Che lui leva e butta su giro. Non lo fa. Pa-pa-pam, 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 pa-pa-pam. Lai Orso Power... Non dovrebbe chi... Oddio. Siamo lì. Ok, sì. Perché se Stomping non ci bim, ma stabba però... Dai, mio mio, ma non puoi forfettare. Io dovevo far vedere al mondo che battevo Dondoso con Nube, Lumimpolvere e Articuno. Che cazzo fai? Ciao, Super Rose! Grazie al 29. Raga, stiamo lavorando con Da Drake alle grafiche nuove che saranno una figata. Ciao Tonio, grazie dell'11. Fate nel mentre tutti, punto esclamativo giveaway, provate a vincere un giveaway su Instant Gaming nel mentre che io vado a giocare una partita in Best of 3 e godo contro Solid. Per chi non lo sapesse, mi tocca giustamente, piacevolmente fare questa... pubblicità al nostro server. Abbiamo nel server Discord una ladder in Best of 3 che è molto semplice peraltro, che potete trovare guida ladder come command con tutte le grafiche, proprio una presentazione PDF e vi spiega come funziona, una vera e propria classifica, un GXE. Che ci permette di giocare a lista aperta in Best of 3. Bisogna essere abbonati ovviamente per potervi sì adoperare, però insomma penso che voglio dire 4 euro al mese ne valga la pena, va bene? Complice il fatto che i primi 4 di ogni mese vengono anche poi resi celebri
e concorrono per vincere un piccolo premio, un Elite Trainer Box, che però mese a mese mettiamo in palio in maniera amichevole. Ciao Tore, grazie il 34. Pardo, ho un problema, scarica Switch. Allora, no problem, solid, mettila in carica che io faccio un'altra partita in Battespot, perché sono rimasto male della Switch tirata nella dock. Va bene, tanto aspetto, non ti preoccupare, solid. Ciao Tore, e grazie a Zug, il trenino, 1870, grazie Zug, sei un tesoro. Vabbè, non ti preoccupare, tanto... Ma è rotta? Cinque, sei, otto. Ok. Ok. Attenzione a Torkoal. Attenzione a Sdorgol, ragazzi. Non si tua piacevole questa. Zug ne regala altri tre. Grazie, ragazzi. Grazie veramente. Grazie. Che si fa con questo bambino qui? Il 9 è impossibile, dottore. Fermati, dottore. Allora, che si fa? Perché qui Walking Wakes potenzialmente mi rompe non poco i maroni. Io avrei bisogno di questi due, in fondo, forse. È un bel matchup questo, ragazzi. Non ci proviamo. Ciao Karkaten, grazie ragazzi. Non è facile Scry, Non posso un addio al celibato a preparare. Bravo Doc, prima le donnine. Mi raccomando, Rankas 30. No, comunque ero serio Doc. Te lo sai, personalmente per me dovevi già essere in pensione, non è su Gift da un bel po'. Cress Flutter, ok. Ciao Pardo, tornerai su Malvesnap? Mi ci sono disinnamorato, lo sai Zug? Perché non sono riuscito a stare al passo e mi è dispiaciuta questa cosa. Allora, noi lui non lo chiliamo mai. Però c'è Tekken, capì? Ciao Larry! Come stai? Dipende con che team, Larry. Perché ora sai, siamo in un momento dove cambia tutto un po' velocemente. Volevo pescargli Ursaluna entrante. Io fossi in lui qua avrei fatto Trick Room Ursaluna. Cioè, cosa aveva da perdere? Vabbè. Ciao Farengar, grazie ragazzi. Flutter, Terra Psico con Terra Blast. No, oh no, Alan, no, no. Non stai dicendo il vero. Bene, ok. Bene. Perfetto, considerate che lui era un tantinello, come dire, molto importante per noi. Benissimo. Raging Bolt è bello potente in quel team lì. Il problema di sto stronzo è che deve essere forte. Lista chiusa, questi team sono difficili a giocare, veramente difficili.
veramente difficile. Io fossi lui andrei di Helping Hand Moonblast su Lando, oppure di Moonblast su Lando serenamente, buttando però dentro Torkoal, che comunque lo potenzia come se fosse un Helping Hand, così da farmi la kill e segarmi il secondo Pokémon, il che significa Ninetales inchiodato in campo col sole, partita vinta. Proviamo a leggergli questa volontà, sarà l'ennesima pipetta mentale, lo scopriremo presto, signori miei. Vediamo chi entra. Torkoal, che riprende uno Stomping Choice Band. Godo, merda, godo, godo, godo. Il problema è che se non muore io comunque sono nella merda, perché ho Lando Steel, Articuno e Ninetales. Vabbè, è un team un po' frufru, il nostro, lo sappiamo bene, però vabbè. Niente trippo. Attenzione. Bensì, Cincineroar, quindi ci intimidiamo. La stompingata non è più Choice Band, ma quantomeno abbiamo un pelo di margine di manovra, ragazzi. Un pelo di margine di manovra ce l'abbiamo. Poi non si può anche crittare, eh. Ecco, senza intimidate veniva giù, bimbi. Vodigo, il gufo! Grazie per aver riacceso l'amore dei Pokémon, e soprattutto grazie perché anche se non possiedo una Switch posso godermi del buon contenuto tramite te. Grazie, gufo. Sei un tesoro, gufo. Grandissimo. Un bacio a te e a tutti i gufi che ho appollaiato sull'albero tutte le volte che vado a un Major, ma questo è un altro discorso, non sei uno di loro. Grazie, gufo. Un bacietto. Grazie mille, gufo. Magari misplay, ah no, ma infatti puntiamo su quello, cacciolo. Ciao Tony. No, non stanno, non sono ancora uscite le date del mondiale, infatti siamo in difficoltà per la prenotazione. Però o c'è un problema, ma è strano che non vengano. Comunque nel mentre Solid ha hai messo il pasto delle spread. Vabbè, amen. Attenzione, attenzione, lui fa gazzada a mio giudizio, però vabbè, va bene così. Ecco, questo con Specs per esempio l'avremmo tirato giù. Mi fa gazzadissimo a mio giudizio, però va bene così. Ok, si metterà l'Aurora, però lui leva Torkoal. No, non si mette l'Aurora, perdonami, perché è morto Ninetales, non è più uno. Quindi, vabbè. Ma che giocata è Helping Hand Flabbits lì? Vabbè. Vabbè. Non si può fare una partita normale. Non si può fare. Non si può fare. Cioè io sono esterrefatto. Non si può fare. Partita normale? Impossibile. Perché devo fare una partita normale? Ma io boh la frana. Voi bambini. Al netto del Zero Specs lui aveva perso Torkoal. Quindi aspetto anche una bella Citrus su Cresselia. Andate a un pelo. In che c'è Bright Power c'è Speranza. La vedo dura, Johnny. La vedo dura, eh. Però, effettivamente, fin quando c'è Lumi in polvere. Ciao Soju 15. Un bacetto a Soju. E senta subito i flatter, raga. Il ping end sull'Ando e ciao. Cioè, non è che la vedo. Più velocità, però, attenzione.
Dai. Helping Hand, Moonblast, Articuno, evita per lumi in polvere e s'abbracciamo. Attenzione. Turno decisivo. È tutto nelle sue mani. Helping Hand, Shadowbolt. E Specs, quindi arrivederci. Momentum acquisito grazie a Zaino. E quell'Helping Hand Flare Blitz che è assolutamente insane. No, non si regge. Però abbiamo lumi in polvere, ragazzi. Il problema è che sotto sole manco frizziamo. Il battle spot è veramente diventato un puttanodromo allucinante, ragazzi, comunque. È veramente diventato una roba folle. È veramente diventato una roba folle il battle spot. Vabbè, io ho lumi in polvere, ma... come dire? Va bene così. Allora, se lui mi sa tutte le mosse da adesso in poi, io vinco, quindi... cioè, non ho una win condition. Quindi continuo. Va bene, lumi in polvere worth it. No, comunque, veramente, rispetto al passato, il battle spot è ufficialmente sempre peggio. Cioè, prima, se vi ricordavate, ma anche proprio sul Scarlatte Violetto, eh. Sì, c'erano le pagliacciate, ma comunque salivi a una certa, trovavi il buon giocatore. Ora, ragazzi, trovi solo ed esclusivamente sempre, proprio prima su 10 partite ti scammavano 4 volte. Ora ti scammano 8. Vabbè, comunque. Andiamo a giocare contro Solid. Così almeno se perdiamo è perché si fa cagare. Allora, Solid gioca Ogerpon, Dragonite, Dondoso, Shenpausa, Tsujiri, Glimmora. Ok. Sì, sono d'accordo con te. Il fatto che sia stato inserito su Showdown la Best of 3, la LAD Best of 3, ovviamente ha fatto sì che quelli che volevano testare e giocare seriamente siano là e che quindi di fatto il battle spot sia rimasto terra per scammatori seriali. Questa è un'interpretazione che condivido. Scammopoli proprio. Scammopoli centro città proprio, sì. Allora, vediamo come si comporta questo nostro attrezzo contro Chenpao Dragonite più Glimmora più Ogerpon più altra roba. Io penso che ci si possa permettere Ninetales Lead. Lui potrebbe anche non voler far Dondoso perché a lista aperta vede che abbiamo Haze. Sarebbe meraviglioso. Dobbiamo stare attenti. Questa prima la Rose. La Terra agevola tantissimo, assolutamente. Lo scam, assolutamente. Però rispetto alle Series 1 o 2, insomma, se vi ricordate, di fatto da quest'anno, da settembre in avanti, secondo me davvero il discorso della Ladder Best of 3 fila con le tempistiche. Comunque, buonasera Wiz Innocence, buonasera a tutti, benvenuti. Lui fa una lead ottima,
perché aspettandosi Ninetales fa di fatto Tatsujiri, quindi fa Icy Wind Meteora, che io devo essere onesto, avevo contemplato nella mia mente come mossa plausibile, ma che ho detto vabbè, non so dall'altra parte il livello del mio giocatore, che peraltro gioca anche un team un po' attempato, quindi magari no, magari non ci pensa. Invece questa è la lead giusta da fare. Bisogna vedere se ha Dondoso. Potrebbe anche giocare Tatsujiri e poi non fare Dondoso, ragazzi. Perché tipo io qui potrei giocarmela con altruismo, perché lui fa palesemente Icy Wind poi più Meteora. Voglio memarla, ragazzi. Voglio memarla. Mi è venuta la brillante idea di farlo adesso. Articuno, se lui ha fatto Dondoso è la mia win condition, va bene, voglio memarla, perché voglio vedere se riesco ad evitare Raggio Meteora, che non hanno, non ha 100 con Lumin Polvere e Snow Clock. Voglio memarla. Colpirà sempre, lo sapete. A posto. La mia Wincon. Fa ridere. Ma è questo. Mi è mato bene. Ci ho pensato all'ultimo secondo. Allora, ha evitato due colpi di fila. Vabbè, sai, Icy Wind Sti Gates. Icy Wind Sti Gates. Potrei tirare il Boreos. Io potenzialmente ho anche tipo forze qui, faccio per dire. Io la tiro. Ciao mezza. Harry Maguire! E qui Lumin Polvere, ragazzi. Ah, do difesa, ha fatto veramente tutta la... Ciao Mestre, perdevi, giusto? Perdevo? No. Però, beh, avevo un Articuno di meno, il che per lui sarebbe stato eccezionale. Quindi è un dato oggettivo. Vi ricordo che Mantel Neve più Bright Powder su una mossa da 90, lui più o meno a cazzotto ha un 50% di colpire, eh? Quindi si parla di culo, ma anche no. Io del resto gioco un po' come un monco senza un oggetto, perché ho Bright Powder. Qui Iron Power Bora ci stava, perché se lui avesse fatto Terra Grass si prendeva Bora. Il Dragonite. Pippi. Lui mi fa Earth Power a più uno. Non ce l'ha. Non lo tienes. Vedi. Entrerà. C'è un poldo per farmi Extreme Speed. Che però noi reggiamo su Articuno serenamente, al netto del colpire, perché potrebbe non colpirci. No, Dranchi. Devi fare 0,90. Ecco, questo non me l'aspettavo, il che io... Ah, ma ero shippato di brutto. Era al 70. Ok. Vabbè. Ero decisamente shippato. No, devo tirare le borelle, ragazzi. Comunque la situazione non è rosea, bimbi, eh. Il danno lì è quello. Se io tero, che
Io reggere lo reggo, ma ho paura di non reggere il double up. L'up. Parlo, ma l'Ewix si porta qui dove? Certo. No, io dico di Nintendo, secondo me lui mi fa double up su Nintendo. Perché se metto Aurora il... Dragonite non muore, rimane nel rosso. Vedi, lui mi fa double up di Sacred più cosa perché non mi vuol far mettere il velo. Sì, c'è anche la possibilità di freeze, certo, vero? True. Lui comunque sta giocando molto bene, E invece Dragonite è morto, abbiamo crittato. No, aspetta, no, non è un crit, giusto? Perché Terra Helping Hand e le robe si sommano. Ok. Noi con Ogre Porno abbiamo Stomping, che è ottimo. Che è ottimo. Perché... lui di Sacred Sword non mi dovrebbe killare mai in the life. Potrebbe anche il nostro giovane Padawan. Fare doppia protect. No, ok. Buona. Buona così, c'è anche Shenpao, quindi Glimmora, arrivederci e grazie. Ce la siamo vinta con la giocata con la polverina, come dice Occhiali. Non penso possa definirla così, lo sai, Caccio. Abbiamo vinto grazie alla polverina su Articuno. Perfetto. Glimmora ci rompe i coglioni. Ma quindi rompi forma non ignora l'abilità di Glimmora? Non ho capito, zuppettina. Le mosse ignorano le abilità, ma non è un'abilità che scaturisce dalla mossa. Ho capito cosa vuoi dire ora. Capito? Te pensa a fondare la tua win condition... evitare raggio meteora. Guarda, che ora lo sportello stasera alle 21:30, ragazzi. Noi prima abbiamo lidato Ninetales. Ogre Porno. Noi ora si fa Ohidoji. No, io per non c'ho. E così, vada. Vai, va bene così. Va bene così. Rio La Plata, va bene così. Lido di Lando, se lui mi lida di Ogrepon, spero non lo faccia. Cos'è lo sportello? Allora, noi sul server Discord, il lunedì, martedì e mercoledì, tutti e tre i giorni, dalle 21:30 alle 23:30, abbiamo dei ragazzi che fanno un vero e proprio tutoraggio, come se fosse un tutoraggio universitario, uno sportello, un supporto competitivo in chiamata di gruppo, quindi c'è anche altri ragazzi, ci si confronta anche con altri, si gioca con Clown Divisione, eccetera, eccetera, dove aiutano le persone meno esperte, ma non necessariamente, o che banalmente vogliono giocare in compagnia, fare delle domande, avere dei pareri advanced, mid... sui team, eccetera eccetera, e lo facciamo nel nostro server Discord. È una robina veramente figa che ancora una volta, insomma, voglio ringraziare ovviamente Ivan, Filippo e Fausto, perché senza di loro, che dedicano il loro tempo a questa attività, non si potrebbe fare. E poi, insomma, ringraziarli anche per come lo fanno, perché di fatto solo feedback positivi dallo sportello competitivo, quindi è un ulteriore reward che avete se vi abbonate nel nostro... Quindi abbiamo un boato di roba, abbiamo anche i biscotti. C'è un po' Dragonite, ok.
Ma tanto c'è in pausa di pigliarmene uno. Stronzo. Brucia terremoto. Brucia terremoto. Sono abbastanza convinto che non vada a fare terremoto. Ho terato Lando io, vero? Sì. Sono convinto che lui non vada a terare Dragonite, volevo dire. Il martedì lo sportello è un'autogestione, ma non troppo, ma sì, va bene. I was sure about that. Se butta il Ninetales. Sì, sì, sì. Probabilmente anche abbia fatto terremoto. Però poi dopo è lockato. Non lo so, ecco. Potrei buttare Articuno invece che il Ninetales. Se no, che cazzo ha fatto? Outrage? No, dai. Si è cliccato Outrage, butta Articuno. Outrage qui non ha senso. Fammi buttare Ninetales, anche se mi prendo terremoto. Lo so che Rockslide era simpatica, però guarda, ritogliamo anche il Cibio. C'è Cempoldo, però c'è Cempoldo che ci fa male. Cempoldo però, secondo me, con a meno uno non ci fa di Icicle Grege l'Icicle danno. Calcidoge è tozzo, eh. Però mi potrebbe fare anche Drisbid. Vabbè, fammi fare la giocata 6, dai. Era bellino Lando su Ninetales Dream Punch, però va bene anche così. Il Tazzu. Ah, porti ghiaccio, peraltro. Io se magari le leggo le liste. Quindi neanche Icicle. Va bene, va bene, va bene, va bene. Eccolo là. L'Aurora Velico, Aurora Velica. E ora si entra con Articuno e si comincia a fare i maiali. Mi sembra abbastanza evidente. Ciao Basgio, tutto bene amico mio, tutto bene. Voi come state? E ora si comincia a fare i maiali. We start make the maiali. Arriva la terra, immagino steel probabilmente di Tatsushiki, perché a questo punto è un giocatore di movimento per lui, che lui deve in qualche modo valorizzare. Ma le utilizzazioni 4 preso Tatsushiki, sì sì, ma non, manco ce la faccio perché lui è terra steel, quindi. Ragazzi, la notizia è che lui colpisce Articuno di Fanghiglia. Il nostro Solid si è appena giocato un 8 al suo, non un 6, un 8 al Super Enalotto. No problem, male male si fa Iriz. Togliamo anche meno uno speed, però chiudiamo. Dragonite. Qui it's time to Bora Bora. Allora, noi qui, è vero,
ok, abbiamo evitato, ma Snow, non più CB, Notera e Aurora Veil non ci avrebbe fatto un cazzo, ci avrebbe fatto veramente 15%, ragazzi. Cosa bellina qui è che con la Bora noi bypassiamo l'accuracy check. Frizz, grazie. Devo solo chiederle, ho imparato questa cosa negli shorts, no? Io le chiedo con gentilezza, arrivano. Cioè, non è che c'è bisogno di incaponirsi, basta chiederle. Quindi, a posto così. Abbiamo anche un altro short. Magari, ecco, se vi iscrivete anche a questo canale YouTube, fa piacere. Vabbè, palese pre-registrato. No, no, te lo giuro. No, te lo giuro. Te lo giuro. Ciao Xandeur, grazie il settimo. Ragazzi, è T1 così pridondoso, è una merda, eh? Grazie Xande, grazie mille ragazzi, veramente di cuore, per il vostro supporto. Mi fa ridere che Tazio di frizzato è entrato dentro Dondoso. Raga, è entrato, come dire, un po' costipato. Intanto ora abbiamo un buon freeze dry. Crit. No. Vabbè, ragazzi, Articuno è ingiocabile, questo Articuno. Cioè, un Articuno è ingiocabile, ragazzi. Cioè, non c'è poco da fare. Io... è lo scudo. Però... chiedo scudo, solid, t'ho massacrato di odds. Andiamoci a scusare in cinese. Chiedo scudo. Best of three. No sense. La polverina di Articuno. Alla prossima. Mentre stanno giocando anche altri due, Mindchecker e Kayekeru. Ok, ok, ok. Io nel mentre che cerco un'altra partita vado in Butterspot. Facciamo l'alternanza scuola-lavoro. Grazie Artoad. E cerco anche un'altra partita, così al solito ammazziamo anche il tempo di ricerca della Q nel server Discord. Unaware ignora anche i drop di illusione e precisione. Bella domanda. Penso di sì. Però Bright Powder non è un aumento di statistica. E neanche Snow Clock. Quindi in linea generale sì. Nello specifico con Articuno non ignorerebbe. Sempre che ignori, ma dovrebbe. Ciao Stviso. $108. Grazie Stviso. Buon anniversario anche a te. Un tempo dopo un anno gli utenti li portavo a cena. Ma guarda, telefonato, Beto, sì, sì, sto anche, ho già cercato. Sono già in ricerca nella queue, caro amico mio. Allora, qui bisogna capire questo Tornadus se sia Sunny Day. Penso proprio di sì. Posso farti una domanda tecnica in privato o qui? Falla pure qui, non c'è nessun segreto. Se io lido di Ninetales e madonna sta via. Se io lido di Ninetales, lui mi fa Tornadus più qualcos'altro. Poi c'ho anche Goldengo. Praticamente è il team del è il team di Toller Web. Quindi, senza Inzi.
gli potrei far trovare lui. E non è male come cosa. È che Golden qui ci nuota a stile libero. Lo so, non è un buon matchup. Sta girando su Tiffany Americani. No. Non posso dire niente. Gli americani non rippano mai nessuno, devo dire. È che con Golden c'ho l'inizio. A meno che lui non sia, so, una sega Specs. Ecco, se è Specs, io allora non dovevo fare. Allora. Dai, perdiamo la turno 1. Contro Goldengo. Goldengo Terra Steel. È chiaro. Gli torna caccio che qui viene giocato plot. E lui l'ho appena tirato fuori. L'ho appena tirato fuori Spec. Cioè, ragazzi, non si fa. No, è impossibile giocare in battle. È impossibile. Ciao Lorenzo, grazie il nono. È impossibile. Allora, io ho trovato intanto un avversario che è Mazu. Così mi apre il culo, perfetto. L'anti-shade. Eccolo là. In questo team qua va giocato plot. Ma a lui non gli interessa. Terra Steel, partita finita. Si prende un team che è noto con altre caratteristiche. Lo si va a tagliare nella sua caratteristica principale, ossia il setup di Goldengo, per scammare l'avversario. Partita persa. Finita. Si è sempre persa. Bello, eh? Andiamo a giocare con Mazurana, vieni. Sì, schettino, la giocherò certamente. Allora, andiamo a mettere il codicino. Ci sono, Mazu. Vediamo che si gioca il Max Mazu. No, ma c'è poco da tifare Mazu, ragazzi. Io c'ho Articuno, lui ha Tyranitar, Goldengo, Lycanroc, Corviknight, Bandor, Gachomp. Cioè. Però, nel senso, se a Mazu piace fare questa cosa, io la faccio per rispetto che ho. E un debito nei suoi confronti, però. Mazu, non è difficile, eh. Mettiamo sto codice. Cambio team. No, non cambi team. Prenditi le tue responsabilità di counter player
bastardo. Vieni, vieni. Cambio team. Un gran cazzo. Ora giochi questo e se non vinci 2-0 di lead, due partite su due, vieni, vieni. Capito? Ah, ovviamente Specs Goldengo, eh? Cioè, giusto per... Vieni, vieni. Quando ti rifugi nella ladder best of three per cercare un po' di serenità e trovi gli amici che ti portano... Cioè, io... Vabbè, veramente. Mi sa che il martedì diventa davvero autogestione. No, io sono... Con tutti i bei team che può giocare, gioco. Cioè, ditemi voi, no, voi guardate, ditemi voi, io sa fo qui. Dice, ma c'hai Lando. Corviknight bando. C'hai Rilla. Goldengo Corviknight. Vabbè. Ok. Ah, io Hidoji. Eh no, Hidoji è fondamentale. Hidoji contro... Molto Garchomp e Corviknight è... È top. Che Dio ve abbia in gloria. No, no, ma più che altro senza neanche, cioè, senza neanche nascondersi proprio, capito? Grazie, Orando. Ciao MG, MG Capavis. Ci vorrebbe un po' di MG Capavis. È Terra Fire, per questo ho fatto questa giocata. L'Icaroc e Sash con Endeavor, peraltro. Ci ho fatto Drain Punch. Pizza e birra, che ora arriva Frana Flinch. Ciao De Luca, la prima puntata con Axe è arrivata venerdì, amico mio, e Lewick è la prima settimana di aprile. Drain Punch su Tyranitar dentro Ninetales, partita messa molto bene, però
chiaramente mai stato in dubbio che qui arrivasse ovviamente questo flinch. Mai stato in dubbio. Io ora che cazzo faccio? Una cosa la posso fare, giocare a caso. Andiamo, giochiamo a caso. Grazie mille ragazzi, grazie Ciari, grazie De Luca, grazie a tutti per l'hype train. Drain punch, Okidoji pieno, vinta la Weather War, clinch di Fran. Niente, lui non tera, impossibile terare. Facevo V-Dammer, mamma, cazzo gliene frega. Tanto finisce di frenare, voglio dire. Cazzo gliene serve a niente, ragazzi, purtroppo. Ormai il treno è passato. A meno che noi vinciamo Jelly. Ok. Infatti c'ha Bundle dietro. Ligarok Terra Ghost. Ciao Albimo. O ha portato Goldengo. Ma il bro ha perso? No, ancora no. Dipende. Se perde si deve nascondere. Deve traslocare in Papua Nuova Guinea. Non capisco perché un Terry. Qualche qui siamo Miracle Seed, quindi viene giù sempre, eh. È best of 3 De Luca, sì, sì. È best of 3. C'è di peggio della Papua Nuova Guinea. No, ma infatti con rispetto per la Papua Nuova Guinea la menziono. Per evocare semplicemente che deve andare in un posto lontano lontano. C'ha Goldengo. C'ha Goldengo. E allora qui il bro parte 0-1 sculando con un matchup col quale non può perdere. Mazzurana, Pippo Mazzurana, lo senti? La senti, Pippo Mazzurana? Qui si va verso uno sportello competitivo del martedì. Che cambierà. Cambierà molto. Allora, lui lead purtroppo mi ci va. Comunque lui secondo me ha sbagliato. Cioè, il Pokémon... Lo sapete qual è il Pokémon cruciale del suo matchup? È Bundle. Lui deve fare la send con Bundle.
Lui se fa Sand Bundle non vedo come perde. Non di lead, intendo come computo generale, eh. L'unica cosa positiva qui è l'Andora. Forse. Forse. Però se lui mi fa Corviknight nuovamente. Però è stata una sega Corviknight qui, eh. Diciamogelo! Che Corviknight qui è stato veramente una bagascetta. Però che faccio? Non porto Rillaboom? Non porto Rillaboom. Non porto a Rillaboom. No, Garchomp è sabbia velo, ma avanzi. Terra Steel, Terremoto, Dragon Club, sostituto Protezione. Fai le best of three ladder su Showdown, non in live, Larry, amico mio. Il Lasand non ha subito grandi buff. È sempre stata buffata, di fatto, se ci pensate un po' Lasand. Ciao Nikakuzu, grazie al 19, non so neanche a quanto siamo, a 47 di 70, 1881, quasi 1900, grazie ragazzi. Bundle Garchomp. Ok, qui qualcuno segue finalmente i miei suggerimenti. Alex Fang, ottavo. Grazie Ale, grazie, io ci metto tutta la passione che ci posso mettere poi. Vedi, io qui se divento Steel, prendo Terremoto. Cioè lui qui a fare Terra Flying... Cosa ci perde? Icy Wind. Terremoto. Non è difficile. Perché così, se lando a Terra Steel, no? Io butto dentro... perché deve portare Bundle? Perché Bundle va a giocarsi anche l'asno del nostro Ninetales. Io buttando dentro Ninetales gli potenzio la difesa. Però spero che lui capisca che la giocata giusta in questa circostanza sia fare Terra Flying più Icy Wind per poter liberare la mano a Garchomp per far Terremoto. E quindi di fatto, eccola là, perdere il boost Ice che gli avevo in questa transitorio switch-in dato. Ora non ha più il boost, quindi ora Kagel la prende. Non ha Terra Blast, quindi siamo a posto. Arriva Idropompa dritto per dritto. Io però non vado a terrare, vado a clavare. Ecco qui un crit faceva qua. Grazie Gento. Perdo subito un Pokémon. Forse no però, esatto, perché comunque ha meno uno le bomb. E ora lui butta dentro il Tyranitar, garantito al limoncello, bambini, garantito. Ciao Liment, grazie Liment. Ninetales se ne va, dai, via Garchomp dentro Tyranitar, forza. Non ti stai a prendere lì una Bora che fa doppia kill. Mamma mia Mazzurana, se vuoi poi ti dico anche cosa hai mangiato a colazione. Il problema è che il matchup è talmente strinto che non so se basterà tutto questo overpredictare. Qui Ogre con un reato ci muore di Sand e a me va bene, perché così rientro subito di Ninetales e metto Aurora Veil più, me la giocherò di Okidoji. Quanto Avoid hai preso? Prima ho fatto una best of three Carmine, è stata imbarazzante. Ho avoidato tutto. Veramente tutto. Lui ha già atterrato. Io devo capire che se fare Bora o Aurora Veil. Penso che farò Aurora Veil. Chi mi ci butti Garchomp? Mm.
anche la possibilità che lui non abbia portato col Dengo, ma però per me è troppo impo. Nonna, è legnosissimo, ecco, ecco, questo controller è legnosissimo, ragazzi, veramente legnosissimo questo controller. Vabbè, qui Titan per esempio non lo congeliamo. E cazzo, mi sei rovinato un altro reel, non lo avevo chiesto, cazzo, non lo avevo chiesto. Io questo non lo avevo chiesto, però. È arrivato da solo. Porca miseria. Ora Mazzurana se perde dice che ho vinto per culo. Lorgetz, grazie del 4. Licharok, occhio, non c'è Goldengo. Benzione, non c'è Goldengo. Attenzione, non c'è Goldengo. Quindi il nostro Lando dietro è un Lando che gasa. È il momento delle frane di questo cane licarrocoso che si divertirà, ragazzi, a cercare di flinciarmi. E uno, pronto? Eccolo lì. Niente Aurora Veil, è stato deciso così. Ma te hai frizzato! Fu deciso così. Povero Mazu però, Mazu mi puppa la fava. Perché con un matchup del genere, capito? Mi può cortesemente ambire a puppare la fava, Mazzurana. Scusate, questo gergo veramente brutto, però. Shea, grazie il 10. Grazie, bimbi. Grazie Azure, grazie ragazzi. Ciao amore. Grazie Azure. Occhio perché lui in realtà può anche farsi self terremoto e dopo fare Endeavor, eh. Non è affatto finita. Però io non ho più priority per impedire tutto ciò. Lui, no, ecco, questa è una cosa che non mi potevo aspettare perché lui va... Cortesemente colpiamo, grazie. Okidoji Tentenna. Va bene, quindi... Vabbè. Ok, giocata sbagliata questa, lui doveva andare tutta la vita di... Tutta la vita di frana. Vergogna, Mazzurana. Guarda, guarda quanto cosa stai perdendo, Mazzurana. Vergognati. Vergogna.
ma basta, però li voglio bene come fratello minore, su. E ogni tanto fratelli minori bisogna, no? Grazie dei tuoi punti, Manzurana. Grazie, Mazzu. Un bacio. Un bacio, Pippo. Andiamo a farci scammare. Aio, gara online, no, mi sembra un po' presto. Andiamo a farci scammare in battle spot, bimbi. Spero vi siate divertiti, ragazzi. Da morire. Mazzu, allo sportello ti prenderanno per il culo anche Videlli. Capito? Vengo con il CT. Cos'è il CT? Che è il CT? 994. Io intanto cerco una partita nel server. Brutta questa. Ah, già trovato. Grandissimo. Chi m'ha preso? Michael Derbeste. Scherzo, mind check. Finisco match battle spot ed arrivo. Allora, attenzione, eh. Attenzione. Ciao Ogre, grandissimo. Come stai? Attenzione, attenzione, di culo, di culo. Qui bisogna stare attenti, ma a Giovanni Giampiero Golden. Aurora Veil non è mala, però tenemos que estar tranquilos. Dovrebbe essere Scarfocchio, sì, qui me lo aspetto. Infatti gli prepariamo il baitone. Però sto ragionando sul fatto che un tipo uno dietro mi ci vuole. E domanda, è una domanda che faccio al popolo. Forse no. Forse no. Come procede la preparazione per l'Epic? Sto testando varie robe, ancora non ho deciso bene cosa portare. Arriverà il fallo piovere di sicuro, il Megidrain. Noi si leva, si butta Ogre Porno, non è il massimo, però non ci possiamo, come dire, cioè in realtà posso anche fare Terra Fire, ma noi vogliamo committare una Terra Fire. Vi faccio questa domanda, potrebbe anche stare Terra Fire Aurora Veil. Però ciao Itzkree, grazie del Prime, grazie mille veramente, benvenuto. In realtà ci potrebbe anche stare. Ad era a fuoco. Però per mettere l'Aurora mi sembra un po' una merdola. Facciamo. Non gli voglio togliere la scarf e vado di potere dell'alto cavallo. Grazie Itzkree. Vi ricordo, ragazzi, per gli abbonati c'è un gruppo Telegram, un server Discord, come avete visto, milioni e trilioni di rewards, quindi se volete fare il gesto di sostenerci, noi vi ringraziamo, ma poi, insomma, avete anche indietro più di qualcosa, quindi dateci dentro. Io col cazzo che attacco di là, perché è ovvio che lui mi fa da ignamo. E infatti, vedi, devo dire, non la committo la terra, cioè, crit, perché sennò già... Ti posso fare 60? Aspetta, ti faccio 90, così adesso vai in range di Gojing. Pigliati questo, stronzo. Meno male non ho buttato Ogrepon, ragazzi. Avremmo buttato veramente nelle siepi. Finisce che all'Ewick ci vai con Articuno, Lumi in polvere. Non penso proprio. I don't think so, eh?
Non penso proprio. Non era meglio privazione? No. Perché privazione gli avrei tolto la scarpa. Gli avrei tolto la possibilità di essere loccato. A me va bene che lui sia loccato su quella merda. Quella merdola. Capito? Allora, qui dovrebbe essere un Dragonite Assault Vest. Qui c'è purtroppo questa cosa qui, però... Che ci vuoi fare? Qui tanto si critta, certo. Si potrebbe fare il retro. Avessi avuto Articuno in realtà sarebbe stato il toppissimo, ragazzi, ma non ce l'ho. Il retro bottega e il velen cultura per l'unico e dichiarato scopo di trovare un cazzo di avvelenamento. Con lui che continua a far vasto impatto e non tera Dragonite. Punto esclamativo Telegram, Ryusemi. Punto esclamativo Telegram. Allora, Squama va da 2 a 5, bene? Perché ne farà proprio 5? 3. 4. Tanto è la nostra vita. Ah, solo 4 su 5. Però si cala la difesa. È dado in questo team. No, Carmine, non è dado, è a V. Lo so perché l'ho giocato alla VCL e per 2 volte su 2 game Squama colpo ha fatto 2 hit. La partita di una sfiga allucinante. Vabbè. Ma per le condizioni psicofisiche in cui ero, ho fatto veramente anche troppo. Nine Thales. Se lo butto in campo, che guadagno. Un helping hand e poi. Arrivederci, grazie. Lo costringo indubbiamente a riattaccarmi magari lì. Però riattaccarmi lì, non lo so. Ogrepon, me lo terrei. Sì, però se mi tengo Ogrepon, non lo so. Se butto Ninetales, devo togliere e rimettere Lando, non mi piace troppo come cosa. Con lui metto un po' di pressione, ma anche no, che cazzo di pressione metto? C'ho batti i piedi. Batto lì i piedi. Voglio fare danno, voglio fare danno! No, non mi sembra. Non gli voglio ancora far vedere che ho Ogrepon. Molto dura, questa partita, raga. Abbiamo bisogno di un cazzo di poison adesso. Però abbiamo imparato, si chiede gentilmente, si ottiene poison. Esattamente. Cioè, mi sembra con la gentilezza si ottiene tutto, ragazzi. Non vedo errori. Boro. Gesboro, ragazzi. Gesboro duro. E il privazio. Il privazio stramaledetto. Extra rapido. Qui si muore, però almeno lui si leva da Los Marones. Perché a meno uno di knock-off prende quel danno, lo regge. Perché ora mi arriva un altro Breaking Swipe, quindi vado a meno 3. Però prende quel danno, no. Ok, rimangono a meno 2, allora muore. Che quantomeno muore di veleno. Ecco perché quel veleno che prima abbiamo chiesto educatamente arriva. Player educato, player fortunato. Bravo Allox, mi piace che tu guardi i reel sul tubo. Dado truccato. Era dado truccato allora. Aveva ragione Carminello. Pardo, ti ho dato un paio di clip da 100k. Ringraziami pure più tardi. Ma se ti dico che avevo fatto Drain Punch quando avevo... Vabbè. Rientriamo di Landora. Abbiamo ancora l'Aurora Velix. Ci piace l'Aurora Velix qui, Lui ha un Goldengos fatto. Con chi entri? Con Ciempoldo. Pazzesco. Juve. Storia di un grande amore. Bianco che abbraccia il nero. Lui deve ancora terare. Tererà sicuramente Gostolo. Noi leviamo. Perché se perdiamo lui siamo fottuti. Ci faccio la privazione. Perché se io faccio sorbi pugno. Sciorbole. Cioè anche se sono a meno 2/3. Metti fa un altro breaking swipe. Cioè, lui qui deve fare terra ghost. Se non terra è un folle. Freezer. Ok.
Leopardo, hai provato un gusto particolare di level up? Ti vedo carissimo. No, no, sono sereno. Sono tranquillo. Anche lui ora è chiaro, si aumenta il budello di Suma. Accidenta a lui. Suor Maria Clavetta. E dentro l'ando di qua. Proviamo? Ci proviamo? Sì? No? Proviamoci. Non tanto la missa la cresce. Non penso. Beh, ma qui lui facendo crash più icicle crash più hit crash. In pratica se mi crasha crasha, Logerpon rischia ago difesa. Però a parte quello, ok, lui non tera. Che non lo dico. Scaglia gelo. Vabbè. Ecco, queste ragazze sono cose che mi fanno incazzare, ma veramente potentemente. Perché questo vuol dire non sapere minimamente cosa sia il calcolo del danno. E non è una cosa, come dire, a meno 3, a meno 3, una mossa stab di Okidoji, quale Drain Punch, che mi fa recuperare, va bene, Chien Pao, debole 4 per, non solo lo porta al Sesh, ma mi ritorno pieno. È una giocata che non ha senso. Non ha proprio senso. Noi abbiamo perso l'ando, abbiamo perso la partita. Probabilmente. Anzi, anche senza probabilmente. Proviamo a vedere se lui fa la giocata schematica. Protect Shenpold più Owl o più Bliquind, più Bliquind, più Blackwing Storm. Insomma, noi si tira uno Stomping che critterà, perché chiedo cortesemente al mio Ogrepon se può in questa circostanza. Vergogna. Dio buono, mi sono dimenticato di chiedere. Vedi, non ho chiesto, ragazzi. Mi sono dimenticato di chiedere. Mi sono dimenticato di chiedere, ragazzi. Vedi? Porca miseria. Può essere che sia Tela Stellar. Può essere, però qui generalmente ci c'è qualcosa. Peraltro ti pigli la godevole scioglievolezza di Lint, che ovviamente col cazzo che te fa. Signori, avevamo vinto anche questa partita, ma Icicle Crash ha detto no. Se io qui prendo doppia Protect, Gojig muore. Perché prende le spine. E sono abbastanza sicuro che lui sia andato di Icicle Crash nella slot di Ogrepon. Quindi avrei preso doppia kill e avrei vinto nonostante il flinch. Per un 30% di doppia Protect. Invece no. Il nostro avversario ci ha stranamente sculato come un maiale. Ma va bene così. Va bene così. Andiamo a giocare. Stasera facciamo partita in battle spot. Ci scammano, ci sculano. Si va a giocare di là e si vince. Allora, eccoci qua. Scusami l'attesa, signor Mitch. Andiamo a vedere Mind. Perché lo chiamo Mitch? Mind Cracker, che gioca. Team molto solido e compatto. Comunque a me me ne importa un cazzo. Io mi sto divertendo. Spero che vi stia divertendo anche voi. Allora, cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo? Flutterman, Tornadus con Rain Dance. Sì! E Raging Ball con Tuono. Beh, allora, da fargli ovviamente mistare. 0, 5, 8, 6, Danda 6, 44. Andiamo.
Dota in doppio. Vabbè, tornato su un'invenzione, ci sta. Quantomeno non è sputorato come il nostro Mazzurana, che poi ha sucato. Ciao Egito, grazie del 44. Gatti in fila per 3 col rezzo di 58, di 70, 1888, di 1009. Grazie Egito, bacetto. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Così, ci ho condito anche il placement. Va bene, ovvio. Poi ditemi che non sono un content creator abile. Eh? Con questa attitudine mi venderesti anche la maglia del Pisa. Voilà. Dipende, ma se hai bisogno e quanto uso di carta igienica fai, Calvi. Ciao, Cherborn! Salutiamo tutti gli amici del Pisa che ci seguono sempre mentre cucinano i ranocchi fritti. Allora, io direi che qui... vabbè, Tornadus Lead. Questo team, a differenza del team che ha vinto Utrecht, ci mancano un paio di Pokémon di contrasto, tipo Raging Bolt o Arcaisui, per fare il trick di mi fai Rain Dance? Bene, TP, Frana. Oppure mi fai Rain Dance? Bene, TP, Electroweb. Sostanzialmente è difficile fare a meno di Raging Bolt. Detto proprio in soldoni. Ho portato 4 Pokémon che fanno sì che lui mi porti Incineroar nella squadra e senza fare niente vinca. Però vabbè. Vediamo. Lo frizzerò, ragazzi. No, Hannibal, questo l'abbiamo buildato noi in live per provare a fare un po' i fenomeni da baraccone con Bright Power e divertirci. E ci siamo divertiti. Perché effettivamente ci stiamo divertendo. Come è andato il coaching con Sedona? Lo puoi riguardare anche tu, caro amico, sul canale dei ricaricamenti e anche serenamente nei VODs. Comunque è andato molto bene. Vargulf, mercoledì, continuiamo, ore 17. Gli impedisce a lui di buttare insieme la zona di Tornado? Domanda da $1,000,000. Ciao Pardo! Ho appena iniziato competitive, ma come funziona? Non lo levare, cazzo! Le squadre a nolo, è un problema usarle? No, assolutamente no, amico mio. Anzi, le squadre a nolo, tu metti un codice e ti downloadi in cloud la squadra. Non ha portato insi. Per paura di guard dog di Lando Cibillui, te lo dico io. E niente. Anzi, sono un ottimissimo metodo per poter giocare subito dopo poche ore, perché di fatto prendi il bracciale per terare lì, come si chiama, e sei a posto. Guarda, il buon dottore, che è un tesoro, è uno dei nostri zii qua, ti ha regalato un abbonamento così che tu possa entrare nel nostro gruppo Telegram, nel server Discord, e poter fare tutte le domande che vuoi. C'è una community pronta da abbracciarti. Oh, la madonna, critta questo, eh. Porca, ho tutto me gasi. Allora, siamo però calmi. Voi, ora, mi ritrovate uno ganzo come il dottore? Secondo me un lo trovate. Allora, lui ha Meteora, Protect, Thunderclap, Tuono ed è Orbe. È Orbe, un ci vede. Cosa si fa qui?
contro Orb Gianpaolino. A. Si evita. B. Io non gli voglio fare il free switch sul Shifu, capito? Non lo devo attaccare. Uno, perché può proteggere. Perché se gli do il free switch rientra tornato se non metto l'Aurora Veil. Quindi, come vedi, abbiamo avuto ragione. Questo non fa un cazzo, 25-30. Ah no, fermo. Uno, perché lui è Bulkrazil dell'Life Orb. Cioè, Bulkrazil è un problema, però insomma, secondo me non me ne è molto utile. Due, perché noi tanto siamo Miracle Zed, quindi qui noi si muore. Va bene, abbiamo barattato un Pokémon sull'altare del Free Switch. Va bene. Perché ora noi abbiamo Articuno. Peraltro lui è droppato. Thunderclap Orb, come dire, potrebbe anche non essere gustosa, però che ci vuoi fare? Sono ragazzi. Bova. Bova. Ma Velaurora rimane anche se tolgono la Snow? Sì, Crocia, esatto. I Pokémon Snow perdono il secondo strato difensivo, diciamo, oltre Aurora Veil, dell'essere Ice sotto Snow, ma persiste l'Aurora Veil, che comunque è importante e io la devo mettere adesso. A già metterla. Assolutamente sì. Lui peraltro o perde Urshifu, che vabbè, può fare altro che te. Ok, buono. Quindi noi qui si prende doppia kill e Aurora Veil. Non male. E se tanto mi dà tanto, i suoi ultimi accanto a Tornadus sono Tornadus e uno fra Flutter e Rilla. Non dovrebbe avere Incineroar, perché se avesse avuto Incineroar, ragazzi, sarebbe stato Incineroar a entrare dentro nella slot di Urshifu, no? Su quella di Cudgels. Ma sotto la Snow, Bora a 100 di accuracy. No, ha proprio l'accuracy check, è proprio infallibile, a 101, diciamo. Come tuono sotto Rain. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Allora, lui può ancora terare. Arriverà alla terra e still. Con il vostro Placet tiro comunque una boretta. Lui fa Rain Dance e Vento Gelato. Al cioccolato dolce un po' salato. Perché se noi portiamo a meno 2 il Tornadus con anche la Tailwind, a noi ce ne fotte una cespola. Ma riusciamo a essere più veloce con il nostro Ogerpon, pronunciato bene. Bora, ovviamente, 70% che missa su Rilla, ma almeno entra su Tornadus. E frizza. E ragazzi, io... cosa vi devo dire? Mi dispiace. O forse non dispiace. In realtà no, non mi dispiace per niente. Tirerò un'altra. E però continuo a fare vento gelato. È un 10% ad area, ragazzi, è ignobile, veramente. A questo non gli hai chiesto gentilmente che è successo. Perché comunque li ho abituati nel chiedere, capito? Con cortesia. Come potete vedere, mentre il re di Tornadus ha assunto una posizione particolarmente statica. Non convinto, ecco, di essere stato congelato da Bora sotto Rain, peraltro. Arriva la Tera Fire di Gorilla Boom. Non è finita, la partita, ragazzi. Io mi sta vibrando tutto. Aspetta, so se lo sentite. Lo vedi che non sei più congelato. Su, dai, c'è bisogno dei piagne. Guarda, su. Scherzi a parte, ora lui sta sculando un botto, eh. Però va bene, non è che... uh,
Ragazzi, ha preso una quantità di odds lui che... Va bene. Io devo continuare a fare Bora, ma non perché devo fare lo sborone, ma perché non penso che Moonblast killi... però vabbè, un colpo alla volta hai rotto il cazzo anche te, Cristo di Dio. E soprattutto colpisci Tornadus. Che diavolo, Crit. Grazie, eh. Attenzione, ragazzi, perché qui il nostro avversario ha tirato un colpo di culo allucinante. Cioè, dovremmo fare lo stesso. Però se arriva un crit... Perché è riuscito a fare One to Wake Up, ma vabbè, mettiamolo da parte. Facciamo finta che non abbiamo mai congelato, va bene? Ci sta, fa pari o lavora, non è un problema. Che altro è? Il doppio dodge su Tornadus, lo speed drop su Articuno. Lui metterà Tailwind. No. Allora, ok, c'è la Reina, ma... Vederci, grazie. Poi abbiamo 3 turni di Aurora, beh, lui non ha... Lui ha Grassy Glide, V-Dammer, U-Turn, quindi reggiamo tutto. Quella che ci fa di più è V-Dammer, se non critta. Il danno è questo. Noi abbiamo Stompino Tauntrino, quindi siamo abbastanza safe, eh. 1-0, 1-0, buono così. Preparatevi, perché la seconda porterà in Senior, ovviamente, tutta la vita. Ciao, io vedo tutto. Ma nessun dissing, assolutamente. Mia nonna diceva che a causa del suo mal pianga se stesso. Hari, un bacetto! Come si dice? Scusate un attimo. Aspetta, eh. Wait, Hari. Aspetta, eh. Un bisou a Harry. Un bisou. Come stai? How are you, my friend? Ho mandato un bacetto, dai. Sì, oppure Harry Maguire. Harry Maguire! Più o meno. Allora. Thank you, guys. Welcome. We are playing our best of three ladder. Open team sheets. Un bisù. Andata a vivere in Giappone, ragazzi. Il buon Ari, il nostro Tomagruville, è andato a vivere in Giappone. Allora, qui dobbiamo assolutamente prendere contromisure. E mi sa che ci potrebbe il gusto di rigiocare il Landora. Proviamo. Ciao Simon. Domo arigato. You have to know, Hari, I miss Japan so much. I have been in a lot of places because I'm so lucky, okay? Because of Pokemon, of course. But... Japan is Japan. Quite every day I ask my girlfriend to come back there. But it's not so cheap. Where you are now in Tokyo or in other cities? And how it's being there as a quite as a Japan, okay? Because
I watched a post of you where you showed also the green card, if I don't miss, if I don't get right. Not like a turret, yeah. Do you like shorts, Pardini, YouTube? Yes, of course, Sadomist. It's me, Pardini. Allora, io qui pongo il velo, nuovamente. Pongo in essere il velo. I've been talking for a year. Ragazzi. If I'll be in Tokyo for a year, I think I'll be every day, come si chiama il quartiere? Ragazzi, come si chiama il quartiere quello? Shibuya, esatto. No, ma che Shibuya? Akihabara, ragazzi, che cazzo dite? Akihabara every day. Allora, lui è Terra Steel, ok, ma non è Every day I'm shuffling. Exactly, Basilisk. Perché sto parlando inglese? Non lo so, però è la musica. Le due giornate che feci a Chiavera, la giornata che feci a Chiavera, ragazzi, era un bambino. Attenzione, giocata insane del nostro avversario. Io non vorrei che lui pensasse che siccome siamo intimiditi, Grassy Glide non faccia danno, invece fa danno e come. Allora, Gian Pietro. Gian Pietro, io me ne levo di Sgnulo. E tiro anche la Bora. Quanto hai speso in un giorno di Hub? No, ma cercavo cose specifiche, ragazzi, in realtà. E le ho anche trovate. Perché trovai il bonus disc di Colosseum, che peraltro, ragazzi, io non mi sono dimenticato, sta per giungere il momento. E qui mi va di Surging. Che cazzo, però non è che mi puoi colpire, eh. Ho la polverina. I have the polverina. You can't eat me. Io parto giovedì per il Giappone, ancora non ci credo. Sto cercando di vedere un po' se un po' magari. No, la cura si cerca al primo colpo. Ok. Vi dico la verità, almeno abbiamo lo switch. Però abbiamo perso la non è facile, se porta inizi non mi toccherà sperare sto cane di Landorus, lo sapete?
toccherà terare sto cane di Landorus. Che però da Surging comunque viene bucato nell'Aurora, perché me ne esco a Mystic Water con un bel 70%. Forse devo portare Okidoji, però... un po' fatica, un po' facile, Orb e Tornadus. Sì, evitami il Quinstone. Non ce l'ho pensato. Come ho fatto a non pensarci più? Qui si prende un bordello, ragazzi. Allora, attenzione perché lui può prendere doppia hit, se non... non terano, rimane ossia. Attenzione. Attenzione. Noi dovremmo aver preso doppia kill. Lui peraltro se fa terra water mi tira giù Lando. Io ho fatto Bora per coprire Tornadus che entra, ragazzi. Insino l'ha letta. Ma certo, sono un mentecatto. C'è il Grassy Terrain che ho messo io! Sono fortissimo. No, non posso crederci. Si va a letto. Sono fortissimo. Grazie, Fanky. Mi sento imbattibile! Sono un mentecatto. Dovevo fare Freezy Dry e Stomping Tantrum. Sono un mentecatto, sì! C'è la Game 3. C'è la Game 3? Che coglione, ragazzi. Vabbè, sto facendo il coglione, parlando di Akihabara. Però mi garbano queste live dove si chiacchiera, si ride, si ruzza, si scherza. Dai, Game 3 facciamolo serio. Fa terremoto il Grassy Terrain. Ma cosa c'ho nel cervello? La Bright Powder c'ho. La Bright Powder c'ho nel cervello. Colpa del frame di svantaggio, pardo. Te ci scherzi, Brugantibus, ma lo sai che io alle ore 16 il lunedì, quando ho finito di fare due ore con Mara, c'ho il cervello mi fuma? Ma sono veramente molto contento, mi sto divertendo tantissimo. Ragazzi, andatevi a recuperare puntata 1 e puntata 2 del coaching su Tekken 8 con Mara, che è il nostro caro amico Xeon underscore BS, peraltro founder del Team Aqua, e caso vuole, ma neanche caso vuole, uno dei migliori giocatori di Tekken in Europa e in Italia, assolutamente. Quindi, di conseguenza, che ci sta accocciando, ci sta facendo proprio una serie, eh? Elios. Allora, più che altro sono proprio eccitato perché ho tante cose da dover migliorare, tante. Ho attaccato con Lando sotto frame, esatto. Io potrei provare il Talconino con Okidoji. Lando a sto punto lo mandiamo a fanculo. Anche proprio cattiveria, vattene a fanculo. E sì, mi vanno bene questi quattro. La pill su Tech? No, no, assolutamente. Che ci va? Gorilla Tornadus. Beh, Okidoji è buono. Okidoji è buono. Tiro una bova. No, posso anche fa così. Lui potrebbe fare Rain Dance e Fake Out su Okidoji. Non vedo errori. Qui fare Blinking Storm e Fake Out su Okidoji è da codice penale. Così come è da codice penale fare Terra Steel
e diventare suscettibile a Drain Punch. Errore. Errore. Ah, bruttissima sta roba. Bruttissima, bruttissima, bruttissima. Terra scoppia. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non è successo davvero. Bagai si va sulla Voiding. Terablast, sì, sì, Terablast. Che l'avevo letto in Game 1 e poi me ne sono dimenticato in Game 3. Tipico. Vabbè, ma magari sta provando Scry Wufang. Sì, è un... è meglio una Protect lì. Però magari sta provando con tutti i Ninetales che girano. Attenzione. Ecco, se noi qui fossimo rimasti in campo con Okidoji, ci saremmo presi più in attacco. Lui non è Scarf e il nostro Articuno gli sta sotto. Quindi è Jolly. Gli sta sotto post meno uno. Questa fa male, eh? Porca merda. Ma potevi fare una kill, eh? Giovane uomo. Comunque la possibilità su Articuno di poter switchare mosse e non essere Specs, secondo me è superiore allo Specs. Magari non con Bright Powder, ecco, con Gelo mai, però... mi tira giù Ninetales, però perde Urshifu ed ha un Tornadus più di là che di qua. Poi noi non penso prenderemo un congelamento di Bora su Incineroar, perché non mi sembra il caso. Infatti guarda, porca vacca, un altro Rirl rovinato. Ma non si può, questa è psicologia al contrario, che funziona sempre quando vuoi congelare. Assolutamente. Il fatto è che abbiamo frizzato un Pokémon che con fuoco carica si scongela. Fun fact. Vabbè. Tornadus. Anche davvero, eh? Se fa fuoco carica, ragazzi, si scongela. Allora, a lui gli è morto. Cioè, dietro c'ha Cosso. Dietro ci avrà Giuseppe. Giuseppe. Vabbè, fa Flare Blitz. No, ma si scarica un fuoco carica. Infatti è un freeze assolutamente inutile. Anche perché in questa circostanza io fossi lui farei Tailwind fuoco carica, quindi... diciamo che lo priva della possibilità safe di voler fare Party Shot. Ecco, quindi ritratto è inutile. Non è inutile.
che è comunque tutto ciò che godo. Però devi fare Tailwind qui, amico mio. Sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Voglio fare il pagliaccio. Chiedo scusa al mio avversario. Assolutamente. Tutto bellissimo. Cazzo, ma non riesco a finire una frase. Ma che cazzo è successo, ragazzi? Alla 4-0-3 per questa partita, già lo so! Chiamato in ambulanza. A cosa avete appena assistito, ragazzi? Ciao, minchia la bamba, grazie del 35. Un bacetto. A cosa avete appena assistito? A Bright Power Articuno. Quando Bright Power 21 vincerà, e non sarò io a giocarlo, ricordatevelo. Dopodiché, se i moderatori non hanno clippato questa serie di cose, beh, vedete rotolare delle teste proprio 1789 style. Ghigliottina spada, ha fatto il clip, no, za, Pokémon leggende, za. Chiedo comunque scusa al mio avversario, io, come dire, sono implicito nel fare il pagliaccio, chiedo umilmente, mettiamo anche la parola umilmente, potrebbe aiutare nella circostanza, scusa, insomma, devo fare anche content, non volevo mancare di rispetto con il ballo di José, però in questo caso mi sembrava abbastanza appropriate, cioè, pazzesco. Andiamo a domandare se hanno clippato. Avete clippato, vero? Bene. Potete anche clippare voi, peraltro, se mi volete dare una mano. Ciao, Tirannosauro, grazie il 16. Bene, ragazzi. Abbiamo fatto 3 partite in nella cosa. Siamo 3-on-3. 3-0. Meditate. Mai sculato. Queste sono arti che noi vi insegniamo alla Team Aqua Research Lab, ragazzi. Ci state facendo un pensierino? Volete venirci a trovare alla scuola di competitivo reale in quel di Livorno? Punto esclamativo TARL. I posti sono limitati. Ce ne sono ancora, abbiamo appena aperto le iscrizioni. Però comunque, come potete vedere, già sono andati via 16 pacchetti, ragazzi, che non sono pochi. Quindi noi vi aspettiamo in quel di Livorno, che ci si butta via dalle risate. Conoscerete Cugna dal vivo, farete l'aperitarl con spacchettamento alcolico con Federic e conoscerete anche in un meet and greet esclusivo Emanuela Pacotto, doppiatrice fra le altre di Bulma, Jessie. Non andate via, non sto finendo la live. Quindi continuo a giocare. Però fateci un pensierino, perché se vi piace vi posso garantire che troverete un gruppo incredibile e anche un'edizione per chi c'è già stato di ritorno notevole, complice appunto i mega super ospiti. Carmi, non ti posso rispondere a questa domanda. Detto questo, signori miei, io vi direi assolutamente di venire, perché vi buttate veramente via. Vi buttate veramente via. No, scherzi a parte, Manuela è fantastica. Fantastica. Fantastica.
alla mano, ragazzi. E considerate che personaggi come lei solitamente neanche partecipano magari a eventi privati come questi, ma insomma in virtù anche del rapporto amicizia che c'è, viene più che volentieri, si divertirà, secondo me vedrà una roba che... Immaginate anche per chi viene da fuori il nostro mondo dire di poter essere stati dentro una scuola di competitivo Pokémon. Non è stata una scuola Pokémon, era un evento, credo. Comunque, se avete domande, andate su il sito del Team Acqua, scrollate, trovate la sezione TARL, pigiate, poi c'è le FAQ, il FAQ per il contattaci. Ciao Yolon, che bello vederti in live ogni volta, ti vedo tanto bene, mi mette allegria. Yolon, io ti mando un bacetto, è la nostra mission mettervi allegria, e devo dire che quando Articuno fa queste cose diventa anche facile, ci facilita la vita. Dove è stato trovato nessun avversario in grado di scammarti. Attenzione. Bardo, domanda un po' così: che starter ti aspetti in leggende ZA? Ci possono mettere veramente chiunque, però mi aspetto che Chikorita ci sia. Non so, questa... Penso che Chikorita ci sia. Faranno tipo Insi, faranno sì. Litleo. Chikorita, verso Litleo. Chikorita... E di acqua, dai, il no. E di acqua, scritto no. No, attenzione. Mudkip. Chikorita. Però no, Mudkip ha già la mega evoluzione. Come Pipla. Vabbè, non ho visto... No, Smirgo, non l'avevo visto, bellissimo. Madonna, ti scammo subito. PZ, sì, non ho visto, ragazzi. Budello di Suma. Allora, siamo capi. Non posso non portare Rilla, però. Maledetto. Dannazione! Il peso fa il decorazio. Ma decorami la mi... No, non si dicono queste cose. Non si dicono. Mi sembra un po'... Scadente. Andre, grazie al 19. Ero sicuro di questa lì del cazzo. Siamo a 63 di 70 o a 1892, ragazzi. Ce la facciamo a fa doppietta di sub goal giornaliero. Dai, 7 persone che non sono abbonate che si uniscono a noi anche con un Prime. Stagno, di Drake. Aspettavate solo che lo dicessi. Allora siete dei luridi bastardi. No, grazie mille. È partito anche un treno. Si gode. Grazie, bimbi. Grazie. Io penso che metterò il velo Aurora. Velo Aurora. Velo Aurora, vento gelato. Sì. Spora, non si fanno queste cose, eh. Scarf Smirgol, signori. Scarf Smirgol. La tua mamma No! Pulisic. Fortissimo Pulisic. Fulmine.
Impossibile, impossibile evitare. E questo danno sotto Rora mi puzza anche di altalena. Più attacco speciale, attenzione, sale l'attacco speciale, ma cala la difesa speciale di questo budello d'Eva. Larry ne mette 5, DJ Brox 22. Allora attenzione, il pubblico si sente colpito nell'orgoglio. 1898 di 1971, vi adoro. Io qui non mi vorrei sta prenne na spora né dentoli. Tiro il vento gelé. Perché noi ora facciamo, ascoltatemi bene, avoid di fulmine e want un wake up. Ve lo dico io, ve lo dico io. Grazie mille Larry, comunque, scherzi a parte, per i 5 regalati. Non tanto, grazie. Spoiler, va su Rillaboom. Siuski, ma attenzione, il fulmine che ci interessa. Doggialo, doggialo. E qui ve l'avevo detto, parte la danza dell'osè. Attenzione, attenzione, want un wake up. Basta chiedere, basta chiedere. Non è difficile. Si evita, si scura. Si evita, si scura. Si evita, si scura. Altalena, positivo. Più attacco speciale, godissimo. Meno difesa, godo notevolmente. No, no. Ciao QB. Avevamo vinto, eh? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Palese dossata. No, non penso, ok. Oddio. Abbiamo frizzato anche il gioco stasera. Esatto, qui là. Fatto sta che ce l'ha persa. Perché ci ha proprio crashato a noi il gioco. Avevamo vinto, ragazzi. Comunque Bright Powder è indecente. È indecente. Io voglio fare l'ultima, perché voglio premiare la vostra contribuzione, che avete portato il treno livello 2 e quindi vi meritate un'ultima partita. Vi meritate un'ultima partita. Nel mentre che cerchiamo l'ultima partita, che magari ci porta il treno anche più avanti, vi ricordo gli appuntamenti di domani. Domani, ore 14 video sul tubo, ore 18 live. Dopodiché, mercoledì, mi ricordo anche di mercoledì, abbiamo... Domani ho 4 ore di registrazione della 5v5, godo. Voglio morire. Abbiamo alle ore 17 il mercoledì. Tatuatevelo, perché per 2 mesi live il mercoledì sarà alle 17, numero 34. Ripare, sono già qui con il pollice sul tasto screen. Ale, fatto. Abbiamo il team dell'Ewick. Coaching con Sidon. Giovedì, ore 14, su multiplayer per Poker Radar. E alle 18 live competitiva più altro video su YouTube, peraltro. E venerdì alle 14 XY con Axo. Alle 14 ci facciamo la sul link. Ripartiamo, perché abbiamo perso agli ultimi minuti della scorsa puntata, quindi ripartiamo. E poi alle 18 ancora competitivo. Ancora competitivo. Come aiuta per i cash, non so se lo hai fatto già, ti consiglio di spostare i dati di gioco di scalato diretto sulla console invece che sulla carta SD. Ok. Sulla console. Proverò. Allora, questa non è per niente facile. E quale? Cazzo. Perché c'ha il pollo. Vabbè, io tiro Bore in Dokoyo Koyo. Prima o poi qualcuno frizzo, eh. Me la gioco così.
Gojing con Sejong, esatto, proprio quello veramente. Bravo. Grazie mille veramente ancora, Larry, grazie mille veramente di cuore, ragazzi. Io quando faccio delle call to action per cercare di arrivare ai sub goal che ci siamo prefissati, non voglio mendicare né Siuski. Non c'è un passo. Però era divertente, lo ripeto. Siuski. Né andare a elemosinare subs o cose. Cerco di incentivare chi magari non si è abbonato. Ce ne sono tanti, per l'amore del cielo, ognuno avrà i suoi motivi. Ho paura di una Terra Blaster a Steel, ma non mi sembra il caso questo. Dai, ma figurati su. Ma perché mai? No, vediamo come ci scamma il numero 34. Dai, lui è qui per scammare. Ha fatto una lead troppo debole Articuno Ninetales, che è la mia più common. Calcio tonante. È lotta, eh. Non ci fa un cazzo, nonostante c'è in pao. Ci droppa però la difesa. Attenzione, Scagliagelo. Te volesti colpire il mio Articuno Bright Powder, snocloccolo di Scagliagelo. Ma te sei Shambuovi! Ma te sei un buovi! Comunque, attaccato prima di Shen Pao, ergo quel troiaio è Scarf. Ergo, rigodo per la doppia volta Frizza? No, no, perché non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Il Moonblast. I Eloghi Doggi. Eloghi Doggi. Veniva giù. Lo sai che penso di no, peraltro? Penso di no, peraltro. Però. Perché puoi calcolare un danno quando puoi evitarlo? Okidoji, cortesemente, se puoi e se ti va, un avvelenamento. Guarda, se riesci, per favore. Grazie Okidoji. Come faccio? Chiedo con grande cortesia. Chiedo con grande cortesia. Sono fortissimo. Mi sento imbattibile. Signori, abbiamo concluso con una vittoria, peraltro prestigiosa, contro il numero 34. Quanto è gasante questa, cioè, pazzesco. Signori miei, questa è una live da ricordare. Giugi Balzo. Grande Giorgio Balzo. Questa. Ma sei Giulio Balzini? Vabbè. Ci vediamo domani alle ore 18 qua, ma prima alle 14 sul canale YouTubico. Ma non andate via, perché facciamo un ride e lo facciamo al nostro master, che non è live. Mara, dove cazzo sei? Ah no, è live. Ok. C'è. Allora ragazzi, Xeon underscore VS.
Grande Giulio, ti pensavo l'altro giorno. Dicevo, ma che fine avrà fatto? Come stai? Sei sempre su? Ride Dammara, il nostro sensei di Tekken. Quindi seguitelo, così poi potete seguire e capirne meglio anche il lunedì, ore 14 qua, quando lui sarà qui a cocciarci. Io vi mando un bacetto, 295, facciamo 300, dai, si fa bella figura. Salite, 4 persone che salgono sul ride, ti mando un raidone da 300. Un bacio, ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Chiedere sempre con cortesia. Sempre. E l'effetto aggiuntivo non può non arrivare.